due. Due e mo' qua. E noi sono due. Quest'anno abbiamo superato i 100. Il 26 luglio del 1805 il Molise fu colpito da un violento terremoto. Diversi borghi della provincia di Campobasso e Isernia furono distrutti. Si contarono circa 5.000 morti. Ielsi, piccolo borgo in provincia di Campobasso, pur essendo tra i comuni colpiti, fu quello che contò meno vittime di tutti. Era il giorno di Sant'Anna e così da allora ogni anno, il 26 luglio, la città ringrazia la santa per la grazia ricevuta, omaggiandola con il suo oro, il grano. È la festa del grano di Ielsi. Carri fatti di grano e traglie ornate di spighe sfilano per tutto il paese accompagnando la santa in processione. Una festa antica, una festa bella che si rinnova ogni anno grazie alla partecipazione di tutti, piccoli e grandi. È una festa che sa di popolo, sa di comunità, sa di mani piccole accompagnate da quelle degli anziani che intrecciano il grano, la spiga che viene raccolta, che viene lavorata e che viene offerta alla santa. È un modello di festa che sta dentro alla popolazione, ce l'hanno dentro, nel cuore, nell'anima. Sono devoti e quindi quando fanno un qualche cosa ci mettono tutto loro stesso, tutta l'inventiva, tutta la fede comporta questo. La fede, la Sant'Anna, gli dà un'energia interiore che non pensano, non vedono più altro, non vedono più l'ambiente esterno, i ragazzi, si concentrano su quello. La festa di Sant'Anna è la festa più sentita della regione Molise, infatti rientra tra le prime feste tradizionali più importanti. Originariamente il grano veniva trasportato lungo le strade del paese dalle traglie. I contadini raccoglievano i covoni nelle loro campagne e mettendoli su questo mezzo di trasporto li offrivano alla santa, sfilando in processione lungo il corso del paese. La traglia veniva addobbata con trecce di grano e un quadro raffigurante Sant'Anna. L'elemento che caratterizza appunto la festa del grano è la traglia. La traglia è un elemento, diciamo che è un mezzo meccanico che veniva utilizzato nei campi diversi, insomma, quando non ci stavano appunto i trattori. Veniva caricata per il trasporto della paglia, della legna, delle pietre, veniva appunto trainata dai buoi, cioè questi pattini, questa soglia che comunque facilitava appunto lo slittamento sopra i terreni. All'inizio queste traglie venivano sormontate dalle bambole di porcellana, adesso queste bambole sono state sostituite dalle bambine, quindi sopra le traglie troviamo le bambine con il costume tipico di Ielsi che sfilano lungo le vie del paese, appunto trainate dai buoi. E questa della traglia è molto antica, cioè già dagli anni 30 troviamo appunto le traglie che sfilano con i buoi il giorno di Sant'Anna. Con il tempo alle traglie si sono aggiunti i carri, vere e proprie opere d'arte che rappresentano temi diversi e che vengono costruite e addobbate interamente da grano. Anni che il popolo di Ielsi accompagna la statua in processione, all'inizio con i covoni di grano, con le tinozze, con le tine, poi man mano queste tine sono diventate opere d'arte. Ogni anno vengono realizzati all'incirca 45 carri, quindi suddivise in più categorie, troviamo la categoria dei carri in miniatura, quelli realizzati dai bambini che vengono trainati a mano, i carri allegorici moderni, quindi vengono trainati con un mezzo meccanico,
organico. E poi ci sono anche i carri che rievocano un po' il mondo contadino, dove troviamo i costumi tipici e quant'altro. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, a volte si rifà un po' agli avvenimenti che accadono durante l'anno, come ad esempio abbiamo il carro del 150° dell'Unità d'Italia, oppure abbiamo delle immagini sacre, abbiamo l'attualità, lo sport, la musica. Incollare i chicchi, soprattutto se la base non è rigida, diventa difficile, poiché li dobbiamo mettere con uno stuzzicadenti. Vogliamo rendere omaggio a Totò. Ricorre il 50° anniversario della sua morte, abbiamo pensato di rendergli omaggio. È un tema gioioso, ci fa stare un po' allegri pure a noi. Punto di riferimento per l'organizzazione della festa è il Comitato Festa del Grano, che ha il compito di assistere tutta la comunità di Elsi nei preparativi e nell'organizzazione. È compito del Comitato, ad esempio, impegnarsi nella selezione e raccolta del grano da dislocare nelle strade di Elsi, dove le treccianti daranno vita a chilometri e chilometri di trecce di grano. Il ruolo del comitato è quello di coordinare tutto. Praticamente si parte dalla mietitura, dall'addobbo al paese, dalla festa, dalla processione. Il comitato, diciamo, è l'anima della festa. L'ultima domenica di giugno si fa fare la mietitura. Sempre secondo la tradizione con la faccia si fanno i covoni di grano e praticamente si portano nei vari cantieri di Elsi. Uno di questi cantieri sta qua dietro di me. Sono 8 cantieri che fanno le trecce, che intrecciano il grano. Praticamente queste trecce vengono fatte per addobbare il paese. Facciamo circa una 15 di chilometri di trecce che vengono usate sia per addobbare il paese sia per la costruzione dei carri. Viene pulita la spiga, poi viene messa in ammollo 24 ore e vengono scelte, diciamo, le spighe più belle, più bionde, più grandi, in modo tale che viene fuori una bella treccia. E considerate che questo lavoro, questa lavorazione che dicevo prima, è molto antica, ma tutt'oggi è ancora moderna, perché appunto ancora si viene realizzata ogni anno sono sempre nuove, cioè non si usano mai le trecce degli anni precedenti, anche perché poi il raccolto, queste trecce vengono comunque trebbiate e per il ricavo, insomma, della farina, insomma, si fanno altri tipi di lavori. Le trecce di Sant'An. La festa di Sant'An è padrone del grano. No, vecchiette facciamo solo trecce, le vecchiette, i giovani fanno tante cose. Ci vuole forza perché comunque le trecce vanno strette, altrimenti vanno via, cioè si deve stringere bene la treccia. Sì, Antonia, è una foto, scusa, vediamo un po' questa spighe alla volta. Se sono piccole si mettono pure 4. Ok, si intreccia, sì. E si rimettono altre 3 spighe. Sì. E si intreccia. Perfetto. Bisogna stringere con forza. Beh sì, ci vuole un po' di lavoro in più. Le prime puliamo dai covoni e poi li mettiamo a mollo per farla ammorbidire, se no si rompe la paglia. E poi facciamo le trecce. Veniamo verso le 9 tutte quante, all'1 andiamo a mangiare, alle 3 stiamo qui un'altra volta fino alla sera alle 7. Ci dedichiamo a questa tradizione totalmente. Questo è il gruppo, diciamo, che abitiamo tutti da queste parti.
e ci mettiamo insieme, siamo molto combatte insomma in questo. È una cosa tramandata dai nonni, mamma, papà. Siamo circa 1800 abitanti, la comunità di Essi. Praticamente tutti i 1800 abitanti, tutti quanti nel mese di luglio si fermano e lavorano per questa festa. Il 26 luglio è il giorno della festa. Dopo la Santa Messa, la statua di Sant'Anna viene posta sul suo carro. E ad accompagnarla lungo la processione ci saranno tutte le traglie e i carri preparati per l'occasione. Quanto tempo ci avete impiegato per realizzarlo? Un mese e mezzo. In quanti ci avete lavorato? Siamo in 17, 18 più o meno. Il carro della Santa è il carro più importante di tutta la sfilata. C'è un gruppo di quasi 30 persone che oramai da anni si dedica a questo lavoro, realizzando delle opere bellissime che sono destinate ad accogliere la statua della Santa nel momento in cui, dopo la messa solenne della mattina di Sant'Anna, la Santa viene trasportata e collocata su questo carro per iniziare poi la processione sfilata fino all'aia di Sant'Anna. Per realizzare un carro ci vuole un mese, all'incirca un mese, poi dipende, come dire, da quanta gente ci lavora e dalla grandezza del carro. Ogni gruppo di lavoro è formato da tante persone. Un carro come il carro della Santa, come dire, richiede tanto lavoro, tanta maestria, tanta dedizione. Parliamo di gente che lo fa volontariamente, che magari lascia anche il lavoro quando può, insomma, e che in ogni caso ogni sera si dedica per un mese alla lavorazione. Dobbiamo fare una
piattaforma, praticamente c'è riso e grano e viene buttato e poi schiacciato automaticamente o con le mani o con una tavoletta per fare il ripiano. Abbiamo pensato di realizzare un tappeto rivolto verso l'alto. Al centro viene messa la santa e quest'anno sono 12 anni che realizziamo il carro della santa noi e lì sono esposti i carri che abbiamo fatto negli anni passati. Il Comitato Festa da diversi anni ha dato vita alla Scuola del Grano, destinata ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Elsi, per promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza dell'arte di lavorare il grano, plasmare le spighe, realizzare i carri e le trecce, al fine di conservare e tramandare questa tradizione centenaria fortemente sentita e radicata nei cuori e nella cultura elsese. È un progetto iniziato una decina di anni fa attraverso il quale il Comitato Festa, soggetto promotore, cuore e motore dell'organizzazione della Festa del Grano, cerca di trasferire le tecniche di lavorazione del grano dai più grandi ai più piccoli. La scuola si compone di due sezioni, la sezione delle trecce, scuola delle trecce dedicata ai bambini più piccoli, che permette ai bambini dell'elementare, dalla prima, seconda, terza, quarta elementare, scuola primaria, di affiancarsi ai gruppi di treccianti per il paese e di imparare la tecnica dell'intreccio del grano. E la sezione è la scuola del carro, attraverso la quale noi facciamo sì che i ragazzi un po' più grandicelli imparino a costruire il carro, seguiti da giovani tutor che già hanno costruito carri nel passato, affinché poi dopo la terza media da soli, vuol dire per gruppi, liberamente possano poi continuare e proseguire a costruire un carro con gli amici, con la contrada, con chi si vuole, affinché poi effettivamente la festa di anno in anno possa trovare sempre nuova vita, nuova linfa, nuovi carri. Vederli ogni giorno lavorare, appassionarsi ad attaccare il chicco, ad intrecciare il grano è una cosa bellissima e questo, come dire, ci dà la speranza che nel futuro ciò che è accaduto per 212 anni possa poi proseguire, insomma, per molti anni ancora. Mantenere vive questa tradizione è importante per la crescita della comunità e per dare speranza ai giovani, per farli rimanere qui, per creare nuove attività, per immettere energia in tutta la società di Elsi. Il problema, come l'abbiamo risolto, per creare continuità tra una generazione e l'altra è quella di creare delle scuole del grano, scuole delle trecce, perché se non si mettono queste energie dentro, non c'è continuità tra... Non c'è passaggio tra una generazione e l'altra. E la forza della Santa è questa fede, questa appartenenza alla comunità che ci aiuta a vivere bene il presente e quindi si fa forza di futuro. Poco fuori dal centro cittadino sorge il Museo della Festa del Grano di Elsi. Al suo interno sono conservate le opere d'arte che nel corso degli anni sono state realizzate per la rituale sfilata processionale dei carri. Rappresenta e conserva la storia della festa e il forte sentimento che lega la popolazione di Elsi a Sant'Anna. Dobbiamo dire che questo è un museo, diciamo, spesso dinamico, perché è un museo che si rinnova ogni anno con nuove opere, perché il grano si deteriora,
quindi non riusciamo a conservarlo per lunghi anni, quindi ogni anno buttiamo magari quelli vecchi e si rinnovano. L'unico metodo di conservazione per i carri è il sottovuoto, come in questo caso le Via Crucis che risalgono al 2005, è stato messo appunto il sottovuoto, è stata aspirata l'aria e quindi si conserva negli anni. Abbiamo quest'opera di Padre Pio e questo appunto che vedete è grano tostato. Quindi è stato messo in padella e è stato ottenuto questo tipo di colorazione. A seconda di come uno vuole ottenere il colore del grano, passare più tempo o meno tempo. Le tecniche di lavorazione sono diverse, oltre al chicco di grano, che a seconda di come uno lo distribuisce, si hanno questi giochi di luce. Qui abbiamo la paglia, quindi lo stelo della spiga di grano, che a seconda del tipo di lavorazione, come in questo caso è una paglia schiacciata, quindi c'è tutta una lavorazione che viene prima pulita, viene messa in ammollo e poi viene schiacciata con la macchina della pasta fatta in casa, e si hanno questa paglia schiacciata in questo modo, oppure ce l'abbiamo la paglia smilzata che si ottiene con il trito della paglia appunto tutta setacciata. I chicchi di grano utilizzati sono due, grano tenero e grano duro. Il grano tenero ha una forma più arrotondata, questa come in questo caso, mentre il grano duro è un po' più affusolato ed è anche più scuro come colorazione. A seconda di come uno mette i chicchi di grano, li distribuisce sulla base, deve riuscire a ottenere i volumi. Abbiamo questo carro che è in Piazza San Pietro, è un carro molto importante, anche molto scenografico, ed è il carro più vecchio che abbiamo, è datato nel 2005, è l'unico carro che riesce comunque a conservare ancora questo effetto brillante, sembra nuovo, perché la lavorazione è prettamente in paglia, quindi la paglia non si deteriora, magari si può rovinare, ma non si rovina come il chicco di grano. E il chicco che è caduto a terra ha trovato una comunità feconda in tutto il mondo, perché gli Elsesi hanno trasportato questa festa, pensiamo in Canada, dove c'è la grande festa anche del grano, in Argentina, in Venezuela, così in Germania, così nel nord Europa, così anche gli australiani. Quindi quel chicco che ha prodotto tante spighe perché ha trovato terreni fertili, perché ha trovato la volontà, la forza di un popolo che crede nelle sue radici e le ha esportate, anzi le ha intessute di altre storie, di altre culture.